innanzitutto quando uno accende il computer si trova davanti a questo, che è la nuova schermata tastare. È stato detto che Windows 8 è soltanto per il touch, l'interfaccia è soltanto per il touch. Non è assolutamente vero. Funziona meglio con il touch rispetto a Windows 7 e Windows XP. Già avevano driver per il touch. Questo funziona meglio. Io posso usare la mano, il mouse e non cambia niente. Con il touch la parte importante del mio schermo touch sono i lati. Quindi lato sinistro per scorrere fra le applicazioni che ho aperto, lato destro per la barra degli accessi, che mi porta alla start, mi porta alla condivisione, alla ricerca, ai miei dispositivi, alle impostazioni dell'applicazione. Il lato superiore ed inferiore per le impostazioni dell'applicazione e il lato superiore per chiudere l'applicazione. Io poi ho un'applicazione aperta, posso prenderla, mettermela di lato e aprirne un'altra, o aprire addirittura il desktop, quindi aprire più finestre sul desktop e intanto guardarmi le mail. Voglio scrivere una mail, scrivo la mail, desktop. La stessa cosa posso fare col desktop. Desktop, scrivo la mail, passo alla visualizzazione desktop, quindi passo a lavorare, se ho aperto dei documenti di Office o quant'altro. Invece con la tastiera e il mouse, il punto più facile al quale arrivare sono gli angoli, non i lati, perché è difficile arrivare in un punto giusto del lato. Nell'angolo arrivo subito. Start. È sempre alla stessa posizione. Torno qua. Ultima applicazione, sull'angolo in alto a sinistra. A destra e tiro giù, ho la barra degli accessi. Oppure angolo in basso, tiro su, barra degli accessi. Le impostazioni dell'applicazione. La cosa più semplice da fare con mouse e tastiera è il tasto destro. Le impostazioni dell'applicazione. Per chiuderla funziona anche con mouse e tastiera di prenderla e tirarla giù. E si chiude l'applicazione. Posso fare anche con mouse e tastiera. Lo snap, quindi un'applicazione da una parte e un'applicazione dall'altra, ridimensionarle come voglio. Continuare a scorrere, angolo destro e scendo, vedo tutte le applicazioni che ho aperto. Start, ritorno a start. Così torno all'ultima applicazione che ho aperto. L'ultima applicazione, quindi anche se ho aperto il desktop, torno al desktop. Voglio andare a. In Toscana. Condivisione. Io scrivo una mail con questo, quindi devo soltanto mettere a chi inviare la mail e non devo andare a cercare l'URL, copiare l'URL oppure copiare la foto, spostarla. Sono sulle notizie, non lo so, vedo una notizia che mi piace, ugualmente condivisione, mail, oppure condivisione, contatti. Qui avrò Facebook, Twitter. Io porto quello che vedo qua, lo riporto direttamente sui social network o al mio contatto su Messenger oppure via mail, secondo come voglio fare. Poi comunque uno sui contatti, sul suo PC avrà Facebook, Twitter, LinkedIn, Outlook, tutti i contatti qua salvati. E di conseguenza, avendo tutti i contatti, avrà anche il calendario popolato poi. La schermata di blocco, che è quello che trovi davanti anche al telefono quando lo prendi in mano. Tu di solito uno prende il telefono, lo accende, leva il blocco, guarda, se non è arrivato niente lo può spegnere e mettere in tasca. Adesso puoi fare la stessa cosa col computer, non devi accenderlo. Accendi, schermata di blocco, non hai notifiche, non hai mail, non hai niente, non hai niente da fare. Lo spegni, lo metti in tasca. Oppure sulla schermata di blocco verranno le applicazioni che verranno sviluppate per averlo, potranno mettere delle notifiche. Da impostazioni posso impostare l'applicazione per darmi delle notifiche sulla schermata di blocco. Questa è la mia schermata di blocco e qua posso aggiungere le applicazioni che mi danno delle notifiche sulla schermata di blocco. Cambiare la schermata di blocco. Una cosa comoda sui tablet è anche la password grafica, non la password
adesso questo ha anche la tastiera, ma se io avessi un device così, è difficile, è scomodo, è visibile mettere la password sul... Torniamolo indietro, mettere la password sul... sulla tastiera a schermo, si vede, è visibilissima. Invece la password grafica è quasi impossibile da trovare, ed è soltanto per questo dispositivo. Quindi anche se me la vedi, poi non puoi accedere ai miei account, io ce l'ho solo qua. È associata a questo dispositivo, non è associata al mio account aziendale o quant'altro.